Questa sera, lunedì 13 marzo, è stata trasmessa su Canale 5 la prima puntata serale in diretta del Grande Fratello VIP 7 senza Edoardo Donnamaria. Com'è noto, dopo sei lunghi mesi chiuso fra quattro mura con le telecamere puntate addosso, il volto di Forum è stato cacciato dal reality, per reiterati comportamenti poco rispettosi e a tratti fin troppo iracondi verso gli altri concorrenti. Il regolamento del reality, in teoria, prevede che i concorrenti squalificati per qualsivoglia motivo, come le frasi blasfeme, il bullismo eccetera, non si possano presentare in studio. Il pubblico di questa edizione del reality, ad ogni modo, è consapevole che questa regola in questa edizione non è stata rispettata. Piuttosto clamoroso, da questo punto di vista, il caso di Ginevra Lamborghini, che i telespettatori hanno più volte visto al fianco di signorini e delle opinioniste e anche dentro la stessa casa, quando si era confrontata con Antonino Spinalbese. Alla luce di quanto detto fino a questo punto, non c'è dunque da stupirsi se Edoardo Donnamaria, stando alle ultime voci di corridoio, sia attualmente furioso per la scelta della produzione di non farlo partecipare alla puntata. All'ex vippone è stato giusto concesso di inviare un tenero messaggio alla sua fidanzata, Antonella Fiordelisi, ma di farlo tornare in studio proprio non se ne parla. Stando a quanto riporta l'esperto di gossip Amedeo Venza su Instagram, pare a proposito che Donnamaria si sia arrabbiato eppure molto con il programma, prendendo in causa anche le eccezioni fatte per la stessa Lamborghini e per Giovanni Ciacci. Qui sotto potete recuperare la stories di Venza nel merito della questione. Comprensibilmente, il fedelissimo fandom di Donnamaria, per essere ancor più precisi, le fan dei Donnalisi, hanno scatenato un grosso polverone contro il programma condotto da Alfonso Signorini.